Noi vogliamo ricordare il battesimo di Gesù e il battesimo nostro, la nostra immersione nella morte di Cristo, la nostra resurrezione con Cristo, che sono misteri operanti in noi e di cui noi non ci accorgiamo, di cui non prendiamo coscienza. Abbiamo sciupato il battesimo, lo sciupiamo continuamente. Il battezzato non dovrebbe più peccare, perché è rinato a vita nuova. Il vecchio uomo dovrebbe essere distrutto, le opere della carne dovrebbero essere così smorzate e poi causticate in modo che non dovrebbero più ripresentarsi. E invece noi assistiamo a questo uomo vecchio che ripullula in noi e sterilizza l'uomo nuovo creato in noi, frustrando l'azione dello Spirito, impedendo all'albero dello Spirito di fruttificare. Il buon Dio ha saputo tutto questo, conosce tutto questo, e la Santa Madre Chiesa è stata arricchita di un grande sacramento che noi chiamiamo il secondo battesimo. Ma è di questo grande sacramento che neanche noi, pur avendone bisogno, facciamo poco uso, la penitenza, che è il battesimo che noi dovremmo avere a portata di mano, questa immersione con Cristo nelle acque del Giordano. Questa mattina noi vogliamo iniziare questa celebrazione ricordando il secondo battesimo, che è il sacramento della penitenza e che è tutta l'opera penitenziale che siamo chiamati a fare, perché è scritto che chi vuole vivere piamente in Cristo Gesù ha crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni. La nostra vita dovrebbe essere penitenziale, cioè dobbiamo dare un addio al corpo e alle opere della carne, un addio al mondo e alle opere mondane, per dare luogo all'attività dello Spirito che crea in noi il Figlio di Dio. E allora questa mattina io vi invito tutti, ci invitiamo tutti a scendere alle acque del Giordano, dove c'è Gesù che ci attende. Dice Giovanni che versa l'acqua su Gesù prima ancora che il Padre comparisca per mandare il suo Spirito sul suo Figlio diletto. Gesù insieme con i peccatori scende nelle acque del Giordano per lavarsi. Giovanni amministra un battesimo di penitenza. Anche noi dobbiamo sentire il bisogno di correre e trovarci con Gesù, attorno a Gesù, per immergerci nelle acque del Giordano. Quelle acque del Giordano sono le acque vive, perché c'è la presenza del Signore. Chiediamo al Signore di correre tutti nel desiderio di lavarci nelle acque santificate dalla presenza di Cristo. Questa mattina vorrei invitarvi tutti a scendere ai guari del Giordano. Tutte le acque, tutte ai guari del Giordano, perché vogliamo bagnarci in quelle acque per ricevere l'assoluzione dei nostri peccati, per lavarci da tutte le infermità che infestano l'essere nostro, spirito, anima e corpo.
siamo coscienti del bisogno che abbiamo di lavarci, ci siamo imbrattati della polvere del mondo, abbiamo lasciato sfogo ai desideri cattivi, ai sentimenti cattivi, alle passioni vizi di germinare, e l'opera di Dio è stata così infestata, il campo del Signore è stato infestato di erbe cattive. Scendiamo alle acque del Giordano, liberiamoci tutto ciò che ingombra la nostra vita, liberiamo la nostra mente dei pensieri funesti, laviamo il nostro cuore dei sentimenti disonesti, gelosia, impurità, dissensi, discordie, liberiamo il nostro corpo, i nostri sensi da tutti i peccati a cui noi abbiamo dato adito, laviamo la nostra mente, laviamo il nostro cuore, laviamo la nostra volontà, immergiamoci nelle acque del Giordano insieme con Gesù e lasciamo che le acque purificatrici ci lavino insieme con Gesù da tutti i nostri peccati. Immergiamoci con Lui nella sua morte, perché Egli prende con sé tutti i nostri peccati e noi possiamo così risorgere con Lui a vita nuova. Possiamo riemergere dal Giordano una volta che abbiamo ricevuto in Lui lo Spirito e andare nel deserto a pregare. Si apre così l'anno della preghiera che ci deve riportare alla casa del Padre. Dobbiamo così iniziare quest'anno il nostro deserto, i nostri 40 anni del deserto, perché dobbiamo camminare con Dio, ritornare insieme con Gesù, nostra guida al Padre. E allora questa mattina, fratelli e sorelle, scendiamo tutti a queste acque, laviamoci, purifichiamoci, diciamo al Signore che siamo pentiti dei nostri peccati, battiamoci il petto e diamo inizio a una vita nuova, a una vita nuova, perché non possiamo più adagiarci nelle nostre miserie, non possiamo più così peccare e poi di nuovo confessarci, peccare, no, dobbiamo dare una svolta alla nostra vita. Ecco allora che questa mattina invochiamo la potenza dello Spirito perché ci conduca tutti al Giordano dove c'è Gesù che ci attende. Invochiamo il Signore benedetto perché scenda su di noi, invochiamo lo Spirito Santo perché diriga i nostri passi al Giordano e insieme con Gesù immergiamoci nell'acqua pura. Dio Spirito di Dio, vieni, prendici uno per uno e conducici alle acque del Giordano dove c'è Gesù che ci attende, dove c'è il Padre che ci attende per un rinnovamento di vita. Thank you.
pazienza ti detta mia morte, risorgi con me a vita. Dell'opera ammirabile della nostra creazione e di quella ancora più ammirabile della nostra salvezza tesi di volgere, degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la tua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvivi noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. Egli vivrà nei secoli dei secoli. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. C'è questa parola: svegliati, svegliati, Gerusalemme pigra. C'è il tuo Signore che passa in mezzo a te e ti chiama: svegliati, svegliati e segui il tuo Signore. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
scendere come una colomba e venire su di lui. E una voce dal cielo disse: questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Per le parole del Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Giovanni è sul Giordano, tutti vanno da lui per essere battezzati. Lui è l'inviato di Dio, è Dio che lo ha mandato, egli è il precursore di colui che deve salvare il mondo. Guardandolo da lontano, Giovanni lo aveva additato ai discepoli: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Giovanni aveva detto: non sono io il Cristo, colui che deve venire, c'è uno in mezzo a voi che voi non conoscete, io vi battezzo in acqua. Sarà lui a battezzarvi in acqua, non soltanto, ma nel fuoco e nello spirito. E adesso questo Gesù, che Giovanni addita come colui che toglie il peccato del mondo, come colui che era prima di lui e a cui egli non è degno di sciogliere i calzari, adesso questo Gesù si presenta a lui insieme con gli altri peccatori. Giovanni lo riconosce e trema davanti a Gesù, proprio lui, il Salvatore del mondo, proprio lui chiede di essere battezzato e dice a Gesù: non sono forse io bisognoso del tuo battesimo, che forse non sono io colui che deve essere battezzato da te e tu chiedi il battesimo a me? E Gesù risponde: lascia che si compia ogni opera di giustizia, perché si adempia quanto Dio ha detto. Cioè vuol dire: Dio ti ha mandato per battezzare e anch'io sono in mezzo agli altri perché riceva da te il battesimo. Però io sono qui con tutti gli altri fratelli come colui che si presenta capo di molti fratelli che debbono essere battezzati. Io sono colui che toglie il peccato del mondo. Io scendo con i miei fratelli peccatori per ricevere insieme con gli altri fratelli peccatori questo battesimo, ma io scendo nel Giordano per santificare quelle acque
che un giorno dovranno essere sorgenti di vita per tutti gli uomini del mondo. Gesù accenna ad ogni giustizia che deve compiersi. Questa parola giustizia è il mistero di Dio. È giusto che si compia quello che Dio ha deciso. Dio ha deciso che il Verbo di Dio fatto carne scendesse nelle acque del battesimo e si lasciasse battezzare da Giovanni, perché è là che lo attende il Padre e là che lo attende lo Spirito. Gesù sa tutto e dice a Giovanni: adesso lascia ogni pensiero di degnità o indegnità. Tu sei qui per compiere l'opera di Dio. Battezzami. E Giovanni si lascia persuadere dal Signore. Gesù scende nelle acque, battezza Gesù e poi, dopo l'immersione, Gesù esce dalle acque e va sulla riva e si mette a pregare. E proprio in questo momento di preghiera che i cieli si aprono dopo il battesimo. I cieli si aprono e la voce del Padre è come un tuono che grida: questo è il mio figlio diletto. E dal cielo scende una colomba che volteggia sulle acque e si posa su Gesù. Ecco colui che ho scelto, ecco colui in cui ho posto la mia compiacenza. Aveva detto il profeta Isaia: ecco il mio eletto, ecco colui che io ho posto come capo di tutte le nazioni, ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni, egli proclamerà il diritto. Io il Signore lo ha chiamato per la giustizia, io l'ho preso per mano, io l'ho chiamato perché egli apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Adesso Gesù è lì, pieno di Spirito Santo, e lo Spirito Santo lo prenderà, e nella forza dello Spirito egli andrà nel deserto per cimentarsi col grande nemico dell'umanità. Egli dovrà compiere l'opera della redenzione, dovrà mettersi a capo di questo nuovo popolo che il Padre gli ha dato, ma deve cimentarsi col nemico. Deve abbattere prima il nemico e poi, una volta abbattuto, egli può iniziare la missione di redenzione per tutti i suoi fratelli. Gesù viene atteso dal nemico nel deserto e così inizierà la grande missione di Gesù. Ma prima egli deve cimentarsi col nemico, vincere il nemico, poi a Nazareth inaugurerà la sua missione, darà a tutti che il Padre lo ha mandato. Fratelli e sorelle, questa mattina vogliamo anche noi scendere con Gesù nelle acque del battesimo. Uniamoci a Gesù intimamente. Gesù scende nelle acque ed emerge dalle acque. Sono i due momenti in cui nel battesimo che noi amministriamo sono significate la morte di Cristo e la resurrezione di Cristo. Il battesimo infatti attua per noi la morte al peccato, la morte all'uomo vecchio, la morte di ciò che prima era. E l'emergere dall'acqua significa la resurrezione nostra a vita nuova. Nel battesimo entrando noi entriamo come uomini carichi di peccato ed emergiamo come creature nuove
piene di Spirito Santo. È bene che noi ricordiamo questo evento che si è verificato in noi all'inizio della vita. Noi nel battesimo ci siamo impegnati. Ci siamo impegnati su due fronti. Ci siamo impegnati alla lotta. Ci siamo impegnati alla vita, alla lotta contro i grandi nemici. Infatti, nelle rinunce battesimali, noi per bocca del padrino, della madrina, del papà, della mamma, abbiamo fatto la grande rinuncia, e ogni notte del Sabato Santo noi rinnoviamo questa rinuncia. Noi abbiamo giurato davanti all'Eterno di combattere il maligno, di combattere il peccato, di combattere il mondo, di combattere la carne. Questo è stato il nostro giuramento. Eppure un po' tutti siamo spergiuri, perché non abbiamo mantenuto il giuramento fatto. Quel giuramento fatto nel battesimo, all'inizio della vita, è il giuramento che noi abbiamo ripetuto nella notte del Sabato Santo. Siamo un po' spergiuri quando, anziché combattere il maligno, apriamo le porte al maligno. Siamo spergiuri quando, anziché combattere il mondo, quando dovremmo lasciare da parte il mondo, perché non c'è nessuna possibilità di intesa tra il cristiano e il mondo, come dice Gesù, noi ci siamo lasciati sedurre dal mondo, siamo entrati nel mondo, siamo venuti a compromesso con il mondo, abbiamo praticato la vita del mondo, abbiamo appreso dal mondo e abbiamo ritenuto del mondo pensieri e comportamenti mondani, pur essendo cristiani. Siamo spergiuri quando abbiamo detto che per noi c'è una lotta continua contro la carne e ci siamo lasciati sedurre dalla carne, dalle opere della carne, dalle nostre impurità, dai nostri libertinaggi, dalle nostre evasioni, dalle nostre discordie, dalle nostre invidie, dalle nostre gelosie, dalle nostre orge, dal mangiare bere a vanvera. Allora noi siamo stati spergiuri quando abbiamo fatto un compromesso con la carne. Sì lo spirito, sì Dio, ma anche la carne, anche il corpo. E allora questa mattina vogliamo dichiararci davanti al Signore spergiuri. Abbiamo mancato il giuramento di fedeltà a Dio. Non è vero che abbiamo combattuto il diavolo perché abbiamo ceduto alle sue tentazioni. Non è vero che abbiamo combattuto il mondo perché ci siamo invischiati nelle opere del mondo, perché continuamente apriamo le porte al mondo, viviamo nel mondo e del mondo, perché siamo scesi a compromessi con la vita mondana. Siamo degli spergiuri perché abbiamo concesso alla carne ciò che era proibito da Dio, perché abbiamo aperto il cuore all'invidia, alle gelosie, alle ubriachezze, alle orge. Fratelli e sorelle, siamo tutti spergiuri, ed ecco perché questa mattina il Signore ci chiama a penitenza, ci chiama a rivivere il battesimo. Se siete veramente rinati in Cristo, camminate nella luce di Cristo. Non ritornate alle opere della carne, non ritornate al mondo, non ritornate sotto la schiavitù di Satana,
che è minata nella via della giustizia. Noi abbiamo promesso di vivere secondo la vita nuova, nella fede, nella speranza e nell'amore. Abbiamo giurato fedeltà al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Noi siamo stati rivestiti di giustizia. Noi siamo nati figli di Dio nel battesimo. Noi siamo Dio, come dicono i padri. Abbiamo una vocazione divina, una volta che siamo stirpe divina. Noi facciamo onore al nostro nome, al nostro casato. Siamo famiglia divina, viviamo da figli di Dio, viviamo da stirpe divina, viviamo da uomini immortali, oppure siamo uomini ancora appartenenti alla morte, ancora appartenenti a questo mondo. Sentiamo il distacco vivo dalle opere del mondo, oppure ci sentiamo ancora cittadini del mondo, più che cittadini di Dio, figli di Dio, familiari di Dio. Ecco allora una revisione di vita. È un proposito che deve emergere questa mattina. Io ho ricevuto in te Dio come Padre. Io voglio vivere da cristiano, cioè da figlio di Dio. Senza il tuo spirito io non posso più lottare contro la carne, il mondo e Satana. Senza il tuo spirito io non posso vivere la vita filiale. Gesù, ti prego, vieni in questo momento, soffia il tuo spirito su di me. Vieni, vieni su di me, oh Spirito Santo, tu che discendesti dalla sede del Padre su Gesù, discendi su di noi. Noi siamo con Gesù alle acque del Giordano. Padre del cielo, apri ancora il tuo grembo e una voce nuova venga su di noi. Voi siete i miei figli diletti, nel figlio mio unigenito. Voi siete i miei fratelli, che il figlio mio si è acquistato, vivete in lui. Io vi do il mio spirito per camminare con lui. Sia lo spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza, fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, raviva la tua fiamma. Oh,
fratelli carissimi. Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben radicati e fondati in Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbondando nell'azione di grazia. Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Amen. Grazie. E allora, fratelli e sorelle, dopo questo rito noi dobbiamo scendere alla pratica della vita. Non è una celebrazione, non è un rito che si risolve in un ritualismo, ma è un rito che comporta un invito e un adempimento di ciò che abbiamo detto. Dobbiamo trasformare questo rito nella vita, dobbiamo vivere la messa quotidiana, e cioè comportarci come abbiamo detto, vivere secondo Dio, mortificando le opere della carne e rinnovando la vita nello spirito. Questo è l'impegno che assumiamo questa mattina, proprio al termine delle feste natalizie e quasi all'inizio del tempo della Quaresima. Ci sarà un po' di spazio dove il mondo ci invita a gioire, dove il demonio continua a sedurre, ma attenti, noi siamo i figli di Dio, non possiamo scendere a compromessi con il mondo, a compromessi con il maligno. Siamo fedeli a Dio, camminiamo con Dio. Amen. Amen. In attesa che si snodi la processione, cioè che ci sia la preghiera di intercessione, il Signore ci dice di metterci in atteggiamento di gioia, perché il Signore vuole guarirci. Rallegratevi dunque, si rallegri il deserto e la terra arida. Il Signore viene per salvarci. Tutti essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. La ricompensa divina, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Il Signore viene a salvarci. Il Signore viene a irrobustire le mani fiacche e a rendere operose le nostre mani. Il Signore viene a liberarci dalle pastoie per poter camminare nella sua via. Il Signore viene a guarirci, a darci, cioè, la vista, gli occhi, a darci l'udito, a darci coraggio, a metterci in condizione di poterlo seguire.